Buongiorno Monica Mai negli studi di Radio Sound. Ciao Monica, benvenuta. Ciao Cri, buongiorno a tutti. Allora, noi ripartiamo ancora con una nuova puntata di Mai Dire Dieta, l'appuntamento in cui parliamo di alimentazione sana e consapevole, e più che mai oggi consapevolezza è la parola che ci riguarda. Assolutamente sì, perché ieri è stata la giornata mondiale, anzi scusami, europea della raccolta di coperchi di plastica. Ecco, ma cosa sta a significare? Perché ho sentito spesso anch'io questa cosa del raccogliere i tappi delle bottiglie di plastica, no? A quale fine poi non era ben chiaro. In realtà sono varie le associazioni che si occupano di questa raccolta, poi il ricavato, diciamo, viene dato a scopo benefico, quindi a seconda di chi le raccoglie poi il ricavato viene devoluto ad associazioni diverse. Però tu pensa che io la legherei al fatto che globalmente noi consumiamo, buttiamo via molto cibo. Pensa che un terzo del cibo che viene prodotto non arriva nelle nostre tavole. Questa è una ricerca che ha fatto la Fondazione Barilla. Ha preso 25 paesi, ritenendoli ovviamente come campioni, no, di quasi due terzi della totalità della popolazione mondiale, e si è visto che la maggior parte, come ti dicevo, del cibo non arriva. Vuoi perché già dal produttore rimane magari marcisce in azienda oppure durante la distribuzione, ma anche, non solo nelle nostre case, nei ristoranti, nelle pizzerie, negli esercizi commerciali, viene buttato via perché ha finito il suo ciclo vitale. E questo è un problema, non deve essere ignorato, perché in questo modo noi c'è un qualcosa che non va in questo cerchio, no? Non si chiude, perché sia in termini di impatto ambientale, ma anche in termini di cibo che viene sprecato in tempi come questi, non è assolutamente una cosa corretta. Sì, no, non è accettabile, anche perché se consideriamo che ci sono ancora delle parti del pianeta in cui alimentarsi è quasi una vicenda impossibile. Effettivamente, che cosa possiamo fare noi nel nostro piccolo per poter evitare tutto ciò? Guarda, siccome lo spreco riguarda soprattutto frutta e verdura, se ove possibile sarebbe buona cosa fare non la cosiddetta spesa settimanale, ma fare degli acquisti ridotti e ripetuti nel tempo. Cercare di scegliere dei frutti con il giusto grado di maturazione, quindi non troppo appassiti, con un aspetto abbastanza turgido e non rovinati, ecco. Verificare se io compro del cibo etichettato che l'etichettatura sia presente, e soprattutto acquistare un cibo che mi permette di tenerlo magari in frigorifero o nella mia dispensa per un periodo di tempo abbastanza lungo, perché magari non sono certa di consumarla il giorno stesso o nei giorni successivi. Sempre preferire le varietà di stagione che hanno tempi di maturazione naturali e, se possibile, il chilometro zero. Perché? Perché in realtà mi è arrivato dal campo alla tavola in breve tempo. Se io invece acquisto un prodotto che arriva da lontano, è già stato in giro, tra virgolette, per più tempo. È vero, è vero. Poi ci sono anche dei presidi da attuare in casa, come ad esempio mettere separata la frutta e la verdura. Sì, ma prima della casa, Cri, pensa anche al trasporto. Pensa, con queste temperature io faccio la spesa e magari vado in giro, faccio altre commissioni, porto il bambino a tennis, lo vado a recuperare, ma in realtà nella mia macchina io ho più di 30 gradi e sì, i prodotti possono deteriorarsi. Appunto, assolutamente, certo. Sì, assolutamente. Sì, sì. Quindi cercare di fare anche dei tragitti brevi. Se si va a fare la spesa, non prendiamo altri impegni, andiamo di corsa a casa e depositiamo il nostro, certo, il nostro cibo. Poi, come dicevi tu, anche il cosiddetto stoccaggio, che è un termine tecnico, però il fatto di mettere i prodotti più deperibili, come la carne e il pesce, nella zona più fredda del nostro frigo, controllare bene. Paradossalmente dovremmo essere molto organizzati, cioè dovremmo avere un menù settimanale in modo da fare gli acquisti su questo. Non sempre è possibile, anzi è quasi impossibile fare una gestione di questo tipo, però fare anche attenzione a dove mettiamo il prodotto perché non venga a rovinarsi. Beh, insomma, è una questione di economia casalinga, no? Sì. Perché anche qui, insomma, ci ritroviamo a fare i conti con l'economia. Vabbè, insomma, ne parleremo magari anche in un'altra puntata, perché purtroppo il tempo qui corre veloce e noi non abbiamo più occasione di poter continuare su questo argomento. In ogni caso, cercare di essere sempre attenti e insomma di evitare l'eccessivo spreco di cibo. Certo. Grazie Monica per questo tuo intervento di oggi. Ci ritroveremo giovedì prossimo. Grazie a te, buona giornata. Radio Sound.